Come avete potuto sentire, vedere, i nostri primi due ospiti hanno delineato quella che è un'esigenza molto forte che riteniamo debba esserci nella società, nella moderna società. Il dottor Galanti ha evidenziato soprattutto quelli che sono i paradossi con i quali ci scontriamo tutti i giorni, mentre il professor Stancati ha ribadito questa esigenza, mi è piaciuto molto questa riportare l'attenzione sulla quotidianità. Prima di passare ai due professionisti dell'informazione, quindi a coloro che spetta poi il compito di veicolare queste informazioni, mi rendo conto che manca ancora un'informazione che mi permetto di dare io, cioè a fronte dell'esigenza di far passare dell'informazione. E su come farla passare, la prima garanzia che possiamo dare è che oggi incominciamo ad averla l'informazione da far passare, quello che vi dicevo all'inizio, cioè oggi abbiamo gli strumenti, abbiamo quei dati attraverso i quali è possibile incominciare a dire, montiamo delle campagne di comunicazione per spiegare alla gente che cosa, quali sono le zone a rischio, cosa significa il rischio. Quando si è a rischio? Cioè oggi ce le abbiamo, prima il dottor Galanti ha sfiorato l'argomento, visto che siamo in Val d'Aosta, possiamo dire oggi possediamo una mappatura delle aree a pericolo idrogeologico della nostra regione. Tutta la regione, cioè i 3.000 chilometri quadrati del nostro territorio, sono classificati secondo una scala di 3 livelli di pericolosità. Questa informazione è conosciuta dal cittadino? È conosciuta soltanto quando il cittadino si rende conto che, per esempio, non può costruire su quel terreno su cui pensava di poter costruire. Perché forse il primo passaggio fondamentale che è stato fatto qui da noi, ma è stato fatto concretamente, cioè nel senso che è attuato oggi, per carità, non lo. Posso ammettere, anzi ammetto che non siamo perfetti, ci mancherebbe altro, però quelle carte di pericolosità hanno un significato ben preciso, un primo significato, sono un vincolo. Quindi quel cittadino che ha il proprio pezzo di terra che sta in una zona di elevata pericolosità non vi può costruire e lui si rende conto di essere in questa situazione nel momento in cui decide di costruire, perché al comune gli dicono di no. Questo è un esempio, solo per dire che oggi abbiamo questo strumento. Poi abbiamo il secondo grande strumento, quello che per esempio all'inizio di questa settimana ha creato un po' di problemi dal punto di vista della comunicazione, nel senso che c'è stata una comunicazione ANSA di lunedì, se ben ricordo, lunedì, in cui veniva descritta la situazione di ordinaria criticità, l'allarme che era stato dato, e veniva descritta questa situazione di ordinaria criticità utilizzando lo scenario di rischio, però senza spiegarlo. Per cui veniva descritto uno scenario apocalittico, dove si parlava di piogge intense, di frane, di possibilità di inondazioni, cioè la comunicazione ANSA, quindi l'informazione che poi è finita sui giornali, eccetera, erano queste 10 righe che riportavano pari pari lo scenario di rischio che stava dietro quel concetto di ordinaria criticità. Nessuno o pochissimi addetti ai lavori sanno cosa significa ordinaria criticità, significa sanno come leggere quel bollettino. È anche abbastanza logico, quel bollettino è indirizzato a chi? Ai sindaci, cioè a coloro che sono i primi soggetti di protezione civile, ma ci si è resi conto che manca quantomeno un anello, che è quello poi di spiegarlo ai cittadini, cioè nessuno sa come lo deve utilizzare. Però abbiamo già visto che c'è un minimo di sensibilità in più, nel senso che qualche giornalista, quando ha visto quel messaggio, si è preoccupato di dire: ma accidenti, cosa significa? Cioè, come mai una descrizione così apocalittica? E poi in realtà, bene o male, va piovuto la notte, ecco, quindi ci si è incominciati a porre il problema, quantomeno di veicolare il giusto significato.
che mi sembra un passo in avanti notevole, nel senso che poco per volta, come diceva prima Galanti, stiamo tutti prendendo coscienza che dobbiamo fare un ulteriore passo. A me, in questo momento di questa chiacchierata, come la voglio definire io, volevo soltanto sottolineare che oggi sappiamo anche che cosa comunicare. Abbiamo difficoltà forse a capire come comunicarla, ma adesso sul come ci illumineranno i nostri due ospiti, partendo dal dottor Enrico Martini, che scrive sulla Stampa, quindi lo conosciamo tutti, e sicuramente è in grado di fornirci ulteriori elementi su come i giornali possono svolgere questa funzione, partendo pure da quello che è stata l'esperienza dell'alluvione del 2000.